Ed eccoci ad una nuova puntata di CarTube, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Santino Cherubini, che è una delle persone più intelligenti e divertenti allo stesso, momento che io conosco. Questi tempi non te lo siamo raccontato. Vabbè, quindi siamo pronti per sì. Salire a bordo di questa auto altamente tecnologica, e quindi faremo un giro per le strade di Arezzo in compagnia di uno che conosce Arezzo e conosce tante cose che caratterizzano gli aretini. Questo lo possiamo dire. Ma è elettrica la macchina? Elettrica, sì. Da mica la scossa? No. L'unica cosa è che bisogna ricordarsi sempre di staccare la presa della corrente, perché io quando avevo la ruota elettrica, la macchina elettrica, la mia amica l'ha comprata, ma ti dico una cosa paurosa, ho dovuto comprare una prolunga di 700 km. E dice, faccio un giro lungo, come faccio? Capito? Avete già capito cosa ci aspetta. Vabbè, dai. Sigla e si parte. Ad Arezzo Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Farsi sempre il selfie, perché dopo certo. Purtroppo con la mascherina rispetto all'esperienza precedente. Dai, sarà un ricordo degli anni futuri, dai. Chissà cosa ricorderà. Io sto leggendo un libro di Gramellini che parla appunto della pandemia vista da un adolescente che diventa, quindi è ambientato nel futuro, però questo signore ricorda la sua esperienza vissuta da in pandemia, quindi da adolescente, insomma vengono fuori cose che puoi immaginare, insomma. Allora, Santino Cherubini, senti qua, il silenzio. Ah, madonna, raga. Io però c'ho paura della scossa. Madonna, una cosa elettrica, mamma mia. Cioè, mi ricordo la sedia elettrica, ma un certo effetto, sinceramente. Capito? Scossa. Mamma mia. Comunque è fantastica, dai. Ora si dice la tecnologia avanzata. Dice avanzata perché lo buttavo via pelati, capito? C'è roba che non serve più, capito? Ho visto a proposito della pandemia, che purtroppo ci sta distruggendo anche dal punto di vista psicologico, però ogni tanto c'è qualcuno, te compreso, che fa delle battute che ci risollevano, no? Ho visto che quel piano vaccinale, la battuta sul piano vaccinale è stata veramente incredibile. Scontata, però effettivamente sì. Dice, piano vaccinale, sì, dice, piano di così. No, capito, effettivamente sì. Devo sì. dire che rispetto, se è vero, sempre ovviamente che i dati forniti corrispondono al vero, insomma in Toscana abbiamo presa molto, molto comoda. Mamma mia. No, ma io quello che non ho capito di questa situazione, il sistema capitalistico sta dando di fuori completamente, in questi casi proprio ben fuori, proprio queste contraddizioni. Il fatto cioè che di fronte a una situazione di questo genere, invece di unire le forze, sarà possibile che debba esistere la concorrenza fra vaccini? Cioè, uno ti offre il vaccino, secondo me ci sono anche rappresentanti dei vaccini che vanno al giro a vendere i vaccini. Guarda, questo fa questo effetto, questo fa quest'altro. Dovremmo uno!
Vaccino uno. Il problema è del mondo, non è di una nazione, Cristo. Vuole essere uno, benedetto Dio. Sabin inventò questa cosa, creò il vaccino famoso e non è che diventò ricco per questo, insomma. Cioè, voglio dire, ma perché, benedetta la Madonna, si deve speculare su queste cose qui? Che poi dopo c'è il concetto dell'indotto, no? Cioè, io a quel punto produco una cosa, ti dico quali sono i vantaggi e gli svantaggi, quindi sono concorrente rispetto a altri. Sulla salute non ci deve essere concorrenza, ma non esiste proprio. Cioè, siamo a dei livelli assurdi, proprio contraddizioni totali. Non lo so, io penso. Non ci dovrebbe essere speculazione, non ci dovrebbe essere. Ma che stiamo scherzando? La ricerca, i migliori ricercatori del mondo uniti. Sapre un argomento troppo importante per essere alla nostra portata, perché cioè il problema non è... dovrebbe essere un ordine mondiale, insomma, che cura queste cose, dai, cioè, il problema è che non si vede la fine di questo incubo, perché di questo si tratta, non ma si vede la ognuno, fine, perché ognuno è lo passato tratta... un anno, siamo ancora allo stesso punto, certo. Di tra 200 metri telecamera antivelocità. Ora, no, come si fa a disattivare questa no, cosa? No, ragazzi, telecamera antivelocità, ma perché? Ma stazzo, cioè, tu sei... Ma no, o se voglio pigliare la multa, madonna, ma perché? Cioè, dice, ma se parla tanto di libertà, di privacy, io voglio essere libero, di pigliare la multa. Madonna, ragazzi, ma possibile? Hai fatto uno sketch? È molto divertente perché queste auto intelligenti ti segnalano, sì, anche i colpi di sonno, cioè guidano, è vero. Le sì, lasci. Io l'ho messa alla prova, un amico mio me la dà, guarda, dice, questa rileva tu anche colpi di sonno. Io ci ho provato, mi sono messo lì, a un certo punto ho cominciato a palleggiarmi, niente, ma sarà. Vediamo di farlo meglio. Ho riprovato, boh, ho dato una capata nello sterzo e poi ho fatto l'occhio a lampanato, insomma, proprio completamente. La terza volta, boom, appare la scritta: non piglia per culo. Ragazzi, quella è intelligenza vera. Te sgamano. No, cioè, ragazzi, siamo a dei livelli. Cioè, ormai abbiamo abdicato al cervello nostro, no? Completamente. Oramai, la storia dei seggiolini antichi, per carità, va benissimo, perché purtroppo non c'è cosa più fallace della mente umana, no? Questo è vero. Però la mente umana ti permette, nella sua precarietà, tra virgolette, e soggettività, perché tutti, ognuno, di recuperare qualsiasi cosa. La tecnologia no, è automatica. Io ho lavorato, quando avevo 18 anni, sono entrato in fabbrica, ho lavorato nelle macchine utensili automatiche, dove lì era tutto perfettamente organizzato, tutto perfettamente programmato, no? Cioè, noi eravamo abituati a scuola alle macchine utensili, a lavorare col nonno le cose, cioè tutto a mano, no? Si faceva. E lì era quella la capacità dell'artigiano, no? Arrivato con questa, vista sta macchina, io ho detto, ma allora che intervento faccio io? Cavolo, mi ritrovo con questa macchina automatica. Sì, è automatica, fa tutto, ma fa tutto sulla base di quello che tu gli organizzi. Fuori da quello, se io sbagliavo a mettere un utensile, per esempio, dava un cozzo pauroso. Io, tanto è intelligente, farà sì. No. Ho dato delle botte paurose, perché io pensavo di poter fare come mi pare. No, te non fai, fai come ti pare, è la macchina che fa, devi adeguarti alla macchina. Ma non lo so. Oggi non c'è. Non c'è scampo. Poi anche le macchine stanno diventando un po' come i telefonini. Il telefonino ci si fa tutto meno che telefonare. Appunto. Oggi, ma... Se vedi circolare qualcuno con un telefonino che non è uno smartphone, oggi lo guardi con un certo sospetto, dico, sì, questo, sì, 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 o questo sì, che fa? Sì. Ma è tutto così artificioso oggi, anche soltanto il fatto che tu, ecco, per esempio, si parla di a cosa stai pensando, ma perché io devo dire a cosa sto pensando? Cioè, no, perché lo devo dire? Perché? Perché così facendo io alimento un mercato che è quello del... Io vedo, per esempio, della gente che pubblica tutti i cazzi suoi, ma proprio veramente ormai è diventato
un'abitudine, quello di pubblicare proprio le proprie ansie, le proprie paure, cioè non c'è più pudore di nulla. Ma tu pensa a quanti quintali di inchiostro si consuma per firmare i fogli della privacy, dappertutto. Sì. Sì, quanti sì, sì. Anni di discussioni parlamentari per elaborare una legge sulla privacy per poi scoprire che non si vede l'ora di far sapere i cazzi nostri al mondo intero. No, verità. Cioè, ha senso? Cioè, pensa che contraddizione. Io vado in banca. Con sti algoritmi oggi apri una pagina di una certa cosa, automaticamente ti arrivano tutte le pagine offerte relative a quell'argomento che tu hai aperto. No, ma la cosa più inquietante, secondo me, non so cosa ne pensi, dei social, di Facebook in particolare, è che c'è un esercito di condannati ai lavori forzati del commento, no? Sì, da qualsiasi argomento tu possa mettere lì, qualsiasi articolo, c'è sempre quello che commenta come se fosse. Certo. Quindi tutti i medici, tutti ingegneri nucleari, tutti psicologi, tutti politici, esperti costituzionali. Cioè, no, diciamo che abbiamo fatto un salto in avanti. No, è pazzesco. Allucinante. Ma per esempio questo dubbio sui vaccini, questo complottismo sui vaccini, su tutto quello che è scienza, no? Per carità, tutti i dubbi, dubbio per me è una dottrina. Per carità, ma quando ha un senso, quando c'è un motivo, insomma, cioè, io di fronte alla Gioconda di Leonardo, pur non intendendomi di arte, la prendo per un capolavoro, cioè la devo accettare che è un capolavoro. Non posso dire, ma per me è una cazzata, è tutta una congiura di questi dei grandi critici d'arte che hanno inventato che la Gioconda è bella. No, lo posso dire, capisci? Cioè, siamo di fronte a un relativismo vergognoso, è allucinante, cioè non si può vivere in questa maniera. Cioè, io la trovo diseducativa questa cosa. Tutto è relativo, tutto è opinabile. Guarda, ho pubblicato, postato un bell'articolo di fondo di Michele Serra, che io considero uno dei più grandi intellettuali italiani viventi, e il quale giustamente ha fatto notare che chi nel personale sanitario, quindi riferendosi a tutti, sia medici che infermieri, che hanno sposato la medicina, quindi dovrebbero credere nella medicina, e poi non si vaccinano, quindi non credono nella medicina, dice bene che si tolgano il camice e cambino mestiere. Stop. Ma mi sembra un discorso molto anche perché poi metti, non è tanto una tua scelta, è una scelta che poi può condizionare la libertà degli altri, perché insomma, come vai a fare curare i malati? Poi insomma, è come se un prete contestasse la Bibbia, insomma, a questi livelli. La stragrande maggioranza delle persone ha messo mi piace, poi ci sono stati i soliti fenomeni da tastiera, uno in particolare che ha detto ma ancora con questi discorsi il Covid è un'invenzione, ha fatto più morti l'ultima influenza, cioè, ma ragazzi, ma non gli bastano 120.000 morti in Italia, cioè, voglio dire, sono una cifra spaventosa. Finché erano numeri, come dire, ora si comincia a parlare di amici, di conoscenti. Appunto, e quindi ti tocca con mano, non è che è più una cosa normale. Gente che fino all'altro giorno stava bene, non è che aveva patologie. Una volta si diceva muoiono solo quelli con patologie pregresse. Adesso non più. Tornando al relativismo, no? A questo messa in dubbio continua della scienza, nasce dal fatto che tutto è opinabile. Voglio dire, ma perché? Io dico, il 99% di quello che noi, delle opinioni che noi esprimiamo, le esprimiamo senza cognizione di causa, no? Sì. Perché? Beh, è naturale, no? Esprimere opinioni, avere un'idea, eccetera, eccetera. Il 99%. Però, voglio dire, bisogna prendere atto che esistono, cioè quindi bisognerebbe prendere atto che esistono delle situazioni, delle cose, motivate dai numeri, dalle condizioni. Quindi
accettiamole delle cose, cioè perché io devo mettere in dubbio tutto? Cioè, il dubbio è una cosa importante, ma se è fondato, se ha un fondamento, se ha un fondamento, come dire, spesso l'opinione è legata a che cosa? All'ideale, alla struttura della personalità. No, non è possibile, cioè non ci si può lasciare andare a queste cose, cioè è assurdo. Ma, io non posso, i vaccini, ma i vaccini da migliaia di anni, da quando sono stati creati i vaccini, da sempre i vaccini sono stati, la vaccinazione di massa è servita a risolvere, da sempre il vaiolo, esatto. È anche obbligatoria fra l'altro. Per forza, anche perché l'articolo, se qualcuno avesse qualche dubbio, va a rileggersi l'articolo 33 della Costituzione e poi così appunto, almeno si dà una schiarita alla panoramica. Sì, che si... e poi la costituzionalità. No, sai, la cosa incredibile è che ad oggi, nel 2021, sono tornati fuori i terrapiattisti. No, ma hanno fatto anche un convegno. L'anno scorso, cioè prima della pandemia, dell'esplosione della pandemia, hanno fatto un convegno, i terrapiattisti. Sì, ma ancora c'è gente che è convinta che... Guarda, siamo tornati al Medioevo, questo è Medioevo. Vuoi dire, pensa Galileo cosa non ha fatto per cosa non ha subito, insomma, per esprimere la... Tra 200 metri, telecamera, antivelocità. Ecco. Se ne può più. Ora, io darei una sgassata. Una sgassata, ah, no. Vai, tanto la multa la pigliare. È che dopo la multa arriva la Nissan. La telecamera. Ciao! Vedi? Madonna però, ragazzi. Non fantastico. Non si prende. È pazzesco. Addirittura io ho preso una discussione con uno dentro un bar che non so da dove partì il discorso, perché non mi ricordo. Questo che sosteneva alla fine dei suoi deliri che l'uomo sulla Luna non c'era mai stato, che era tutto quello che era stato lo sbarco nella Luna era stato organizzato a Hollywood, gemelle, e quindi cioè, non, si contesta tutto, che poi a che pro, voglio dire, no, infatti, capire questo, infatti, cioè, tanto per dire, signore e signori, sono un fenomeno, ecco, basta, fine. Sì, no, secondo me questo nasconde anche un altro aspetto della personalità, il fatto di sentirsi unico e fuori dal coro. C'è questa tendenza ad uscire fuori dal coro, come se, ma te guarda che cos'è la pubblicità, nella pubblicità che cosa ti insinua? L'essere unici, l'essere l'unicità, no? Te sei unico, sei particolare, ecco, questo è il problema. Una volta invece si tendeva ad essere come tutti, la massa, oggi invece c'è, che in questa tendenza ad essere unico, ad essere fuori dal coro, più conformista di questo non c'è. Non c'è niente. Non c'è cosa più conformista che essere unici. Questo è il dramma, capito? Senza un minimo di fondamento, un minimo di personalità, anche il fatto di esprimere, come dire, le proprie idee, no? Liberamente, per carità, va benissimo, ma per esprimere le idee bisogna averle prima. No, se tu non ce l'hai un'idea, che cosa cazzo esprimi? Voglio dire, cioè, se te la fai su, semplicemente perché è un'idea indotta dalla massa, voglio dire, solo per adeguarsi a quella che è una tendenza, perché spesso si va dietro alle tendenze, cioè, non c'è motivo, cioè, vabbè, comunque, bisognerebbe ritornare veramente ad essere, a non essere, a non partecipare a tutte queste cose, a stare un pochino più con se stessi, insomma, senza stare a pensare, a sentirsi, no, è il sentirsi in obbligo di esprimere le opinioni, questo è il dramma. Perché sei in obbligo? Ma tu, ma sei sicuro che il mondo ha bisogno della tua opinione? È facoltativo, ma anche perché... intervenire e scrivere su Facebook non è obbligato. Uno, nel momento in cui si scrive su Facebook, sembra quasi che firmi non solo la privacy. Ma c'è scritto cosa stai pensando, quindi porca miseria, nel momento in cui te c'entri vuol dire che aderisci a questa filosofia, no? Capito? Devi comunque esprimere la tua opinione. Ma io una cosa che mi meraviglia di questi social, tanto ormai l'argomento è questo, è il fatto che manca nei post spesso
viene usato per cose private, no? Manca sempre il soggetto. Sì. Io vedo molta gente che inveisce contro un'altra persona che, con cui ha un contenzioso, senza dire il nome, e usa espressioni vaghe. Io tanto lo sai che io, però, e lo so che te... E non c'è il soggetto, manca, non capisci con chi parla. Ma la cosa strana è morta lì. Sei un delirante, pare, no, hai problemi. No, i commenti, hai ragione, sono così. Ma che cazzo ne sai tu? Ma sei questo qui che... Cioè, la cosa delirante sono i commenti. È vero. Ma quanti ne trovo io? Ce n'è una che è una seriale, che abita vicino a casa mia. Una persona incredibile. Ma va benissimo, per carità, è anche una persona, tra virgolette, anche intelligente, tra virgolette, se intende. Ma parecchio, tra virgolette. Parecchio, tra virgolette. Perché sa argomentare, sa comunque tenere insieme una buona dialettica, eccetera. Ma che non riesce mai ad esprimere a fare un post fino in fondo, no? Ce l'ha col mondo intero, senza mai citare una persona, una situazione, una... mai, mai. E questa qui ha tanti di quei follower, di quei commenti che te non ne hai idea. Cioè la gente si adegua o si coinvolge in delle cose che non... è proprio niente, niente. Aveva ragione Umberto Eco comunque, disse una grandissima verità. Certo, sì, me lo ricordo, quella battuta famosa che sarà... Che i social hanno dato voce a un esercito di imbecilli. Che... Sì. La mia mamma me lo diceva sempre, lo diceva in maniera distorta, l'intelligenza ha rovinato il mondo, che voleva dire la consapevolezza di essere qualcosa, capito? Cioè l'autodeterminazione, il pensare che tu sei importante per il mondo, no? Il ragionare non è da tutti. Non è da tutti, cioè bisognerebbe avere la modestia. Saresti una persona intelligente, saresti più un imbecille se tu stassi nelle tue, avendo la consapevolezza che partecipare ai dibattiti non sei in grado, saresti troppo intelligente. Perché oggi veramente la gente deve sempre dimostrare qualcosa. Ma, guarda, io lo noto, almeno per quanto mi riguarda, gli interventi, coloro che intervengono quando io pubblico... Ma la zona di Via Romana non si fa, facciamo Via Romana. Io volevo fare Via Calamandrei perché volevo entrare anche nell'argomento. Sì, giusto, vai, se vai, fa subito, vai, facciamola subito. Bene, no, vabbè. Perché informazione e servizio. Sì. Se vedete traballare, quello è molto... È forte. C'è un corso accelerato per come si fanno le rotatorie, insomma. No, per quello che riguarda l'informazione di servizio, come stavo dicendo, perché vedete un po' la telecamera che balla, e quando vedete proprio che balla vuol dire che, vuol dire che siamo in via Calamandrei. Perché c'è un capitolo a parte, perché nelle intenzioni il comune di Arezzo doveva asfaltare via Calamandrei perché è ridotta in condizioni pietose, sembra un post bombardamento. Allora, siamo da poco usciti dalla Maestà di Giannino, ci dirigiamo verso Portachiani. Ecco, questa è già via Calamandrei, e tutta la pubblicità fatta sull'asfaltatura di via Calamandrei e il disagio anche che c'è stato nella cosa. Ecco, via Calamandrei abbiamo già percorso 1 chilometro, niente, manco se ne parla. È stato fatto il tratto da... ora si vede, perché non me lo ricordo. Tra un pochino sì. È proprio un piccolo tratto, poi per il resto è una buca, è tutto sconnesso veramente. E se pensiamo che via Calamandrei è una delle arterie principali di Arezzo, dove sono presenti tantissime attività commerciali e industriali. È pazzesco, e stiamo arrivando adesso. Signore e signori, si balla, ecco qua. Ecco, allora si dovrebbe entrare ora nel piccolo... È l'effetto della turbolenza, come essere a bordo di un aereo. Ecco, sì. Questo è uno dei pochi pezzetti asfaltati. Dalla Sapra, e quindi, infatti, speriamo che Sapra. Speriamo che Sapra, sì, infatti. E, niente, siamo...
Ancora sembra veramente sì, questa è una strada asfaltata. Questa è una strada asfaltata, anche bene, fra l'altro, per carità. Però ecco, io anni fa, nel 2011, quando partecipai alla lista di Lucherini, ma tu sai benissimo che per me è quella fu un'esperienza più che politica, umana, nel senso che io voglio entrare dentro la mente di chi non la pensa come me, la voglio vivere, voglio metterne su mani per poterlo giudicare. Quindi fu un'esperienza anche importante e mi diede anche l'occasione di conoscere la persona, secondo me, insomma, umanamente straordinaria. Sì, sì, Lucherini, al di là di come uno la pensi dal punto di vista politico, perché ricordiamolo, te sei un uomo di sinistra. Quindi, io non l'ho mai rinnegato. Mai rinnegato, per carità. Sempre nel dubbio totale, eccetera. Il dubbio fa parte dell'uomo di sinistra. Ma è la logica del dubbio. E quando facemmo quell'operazione lì, io feci degli spot in cui con Leonardo Franceschi facemmo questo sketch sulla rievocazione storica, perché si capisce, tutti gli anni si fanno le riasfaltature, no? Ma ora è tutto asfaltato, che si asfalta? Si è tutto asfaltato, andava bene negli anni 60 dove ancora c'erano le strade sterrate. E allora io facevo il distruttore d'asfalto pagato da Fanfani, facevo le buche volutamente per poter riasfaltare, capito? E c'avevo un prezzario su questa cosa qui, ed era straordinario, lo faceva di nascosto e lui ce li prendeva, mi ero messo le frasche addosso, me le ricordo, no, fu una cosa bellina da morire, perché effettivamente, cioè, usare ancora nel 2020, era già tardi allora per parlare di quello, nel 2020 ancora l'asfaltatura come soggetto per racimolare consensi, cioè siamo a livelli veramente bassi. Ma poi bassi, giusto bassi. Il pezzettino che secondo me è durata quanto la campagna elettorale, poi finita la campagna elettorale sono stoppati e dice basta, fine. A Gianni venne... Hanno richiamato la ditta. Infatti, per disfarla ora. Dice, ma ancora non abbiamo finito, basta. No, non c'è bisogno, capito? È finito le elezioni. Allora ci fermiamo un secondo e poi riprenderemo per... la seconda parte di CarTube insieme a Santino Cherubini. A tra poco. A frappè. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Eccoci alla seconda parte di CarTube, sempre a bordo con Santino Cherubini. Parlavamo di sketch, io voglio ricordare quando a Teletruria mettemmo su quella trasmissione fortunata che si chiamava Settimana Incom, allora c'è un particolare Guido Caneschi ancora. Gianfranco Duranti prima purtroppo di lasciarci, di morire, mi raccontò un episodio. Santino Cherubini faceva l'imitazione, la caratterizzazione dell'orafo retino, Roberto Randellini, detto il bussino. Allora, il Duranti, dopo 3-4 puntate, ricevette la telefonata della rappresentante degli orafi della Confindustria. La Confindustria che protestò, insomma, questo personaggio ci mette in cattiva luce. Mette in cattiva luce l'intera categoria, insomma, le telefono a nome di tanti industriali orafi, eccetera, eccetera. E questa telefonata, sai, Duranti era molto diplomatico, insomma, cercò un po' di indorare la pillola. A un certo punto, mentre stava per salutare questa signora, non ricordo il nome, insomma, questa rappresentante dell'industriale orafi, questa signora disse: scusi, dice direttore, ma un'ultima cosa, ma ho provato alla Camera di Commercio a trovare la ditta di questo Roberto Randellini. Ma che ditta? Perché non riesco a trovarlo.
durante quel punto vale farlo sapere. Vabbè, sono stati episodi, ma vedi la cosa bella di quella situazione, ma poi un momento magico perché lì nacquero diversi personaggi, eccetera. Io mi ponevo il problema quel tempo là di, più che di far ridere, di rendere reale le situazioni. E io mi ricordo che quando facemmo la prima volta l'orafo, io avevo in mente un carattere, uno stereotipo preciso, perché logicamente basta osservare, insomma, il povero arricchito. E te si aveva a che fare con gli orafi tutti i giorni? Sì, sì, diciamo di sì, non è che... All'1R, insomma. Sì, sì, no, non lavorava all'1R, lavorava all'MCZ, però venivano spesso lì a comprare macchine, eccetera. Ma al di là di questo, insomma, più che altro ti trovi per la strada, quando vedi uno con quell'atteggiamento un po' arrogantello, queste braccia larghe di quello che non ha tempo da perdere, maniche rocciate, pantalone basso, eccetera, eccetera, ostentazione di tutti, il baffone a petting proprio classico, eccetera, soprattutto eccetera. Catename in bella Catename, sì, io mi ricordo che presi, lavoravo in MGZ e loro facevano bigiotteria metallica, sì. Quindi facevano questo catename falso in ottone. Però l'ottone, quando è lucidato, quando era diamantato, era come l'oro, insomma. E mi riempivo di questi cose qui. E mi ricordo che quando a un certo punto mi posi il problema di doverlo rendere oggettivo, insomma. Cioè, la prima volta la fai così, per scherzo, quando vedi che piace, insomma. E quindi la prima volta non aveva i baffi, non aveva nulla. E dopodiché mi posi il problema, cominciai a ragionarci e mi vestì, mi misi il pantalone basso, la camicia aperta, tutto il catename, eccetera, eccetera, e mi misi sto baffo, capelli tirati indietro, occhiali neri, andai dalla mia moglie e gli dissi: Patrizia, che ne pensi? E lei mi disse: mi fai schifo. Perfetto, perfetto. Questo lo so. È vero. Dimmi alla Patrizia se non è vero. Mi fai veramente schifo. E lì capì che l'avevo centrato. L'avevo centrato in pieno. Da lì divenne un po' strepitoso. Sì. Ma non solo con quel personaggio. No, fu, vabbè, il Penna. Mi ricordo la scena di quando te venivi, la storia di Totorina, che allora era sì, mi ricordo, era latitante, che era stato latitante a Chiani, insomma, nei stalletti, ai miei stalletti, sì, la stava, insomma. No, fu una cosa, e poi il prete di Ponte Felcino, fu, va vedi, quando... Il trottolo, il tifoso aretino, come no, il tifoso aretino, il Paoloni, e poi erano contrastanti questi personaggi, talmente contrastanti che la gente non riusciva a comprendere che fosse, come dire, un po' una sola persona, perché poi io non ero conosciuto da Arezzo. Prima di quella trasmissione io non ero conosciuto da Arezzo. Non ero famoso nel senso totale. Dopodiché diventò abbastanza popolare. La prima volta, se ti ricordi, in Sant'Agostino, che uscì, sì, che si fece quella serata, che eravamo, ci spaventò, esatto, eravamo convinti, visto, fai una trasmissione in diretta da solo in televisione, è un po', gli amici te guardano, te senti commentare, ma sei convinto che più o meno. Quando uscimmo la prima volta fu veramente, ma la prima volta addirittura non fu a Piazza Sant'Agostino, ma a Subbiano, in piazza... Sì, bravo. Madonna, lì c'è fu una cosa allucinante, Fans Club Bussino, Fans sì, Club... Sì, vero, con gli striscioni. Con striscioni, noi arrivavamo, ti ricordi, Porini, intimoriti, perché non ci si rendeva conto, no, effettivamente. No, però dai, cioè, cose belle, perché quando nascono dalla sincerità, dalla spontaneità, dall'autenticità, è stata una bella esperienza. Purtroppo Teletruria, quella trasmissione l'ha completamente cancellata, non c'è più. È vero, non esiste. Allora io ho non dei VHS più nulla. Perché anch'io ce l'ho, ma il VHS lo sai che si deteriora. Sì, lo so, infatti, non ho il coraggio di rivederli, la sincera verità. Ma Teletruria non ha una registrazione che sia una di quella trasmissione. Peccato, no, durò o 10 o 12 puntate, 12 non mi ricordo. 12 puntate, sì. Vediamo. In primavera. È vero. È un successo. Che arrivò all'estate, poi sì, fu un... Sì.
Mi ricordo che... Ma tentarono, ci fu il tentativo di replicarla, ma poi fu giusto che non fosse replicata. No, è vero. Che quella cosa lì non poteva. Irripetibile. Sì, che poi a quel tempo là c'erano trasmissioni di satira come Avanzi, addirittura i Tunnel, ti ricordi? Sì. E nacque Vernice Fresca, dalla quale Vernice Fresca, sì, esatto, bravo. Nacque dall'altra parte Vernice Fresca, sì, per cui c'erano trasmissioni. L'anno dopo nacquero l'Avanzi di Balera con Francesco Rossi. Da lì venne fuori sta cosa che all'inizio io non ci credevo per niente, perché avevo un'altra idea. Avevo un'altra idea però insomma avete avuto un grandissimo successo. Sì, dopo, ma quella è stata tutta un'altra cosa, quella è stata una cosa più popolare, più... Mm-hmm. Poi l'entrata in campo da Alessandro che l'ha fatto il salto, sì, perché sì, vero. Io con i miei personaggi da solo non credo che avrei Alessandro è stato un motore esploso veramente. Ma al di là del consenso, al di là era un bravo organizzatore, era uno che sapeva lavorare molto, anche per esempio quando facevamo i video. Lui era un bravo sceneggiatore, un bravo, capito, sapeva le musiche, le scenografie per esempio, gli spettacoli, tutte cose insomma sulle quali era l'unico razionale, insomma, perché noi, e Francesco si era un po' meno più, le idee ce se ne aveva tante. Noi per esempio gli Avanzi di Balera, una cosa che nessuno sa è che noi non siamo fatto una prova in vita nostra. Te giuro, una prova mai fatta in vita nostra. Tu pensa, a parte che non c'era manco bisogno, perché poi noi non eravamo un trio, eravamo tre soggetti separati completamente. L'unica interazione era con Francesco che dialogava, ma tra virgolette, perché poi fa domanda e via, capito? Sì, sì, sì. Quindi si scriveva il testo, cioè si passava i testi, fine, morta lì, si andava nel palco e lì su quello che succedeva. E nel frattempo stiamo facendo via Vittorio Veneto, sì, via Romana, e questa strada che... Sì. Anche questa non è messa molto bene come asfalto, no, ma niente di paragonabile. No, via Calandrei. No, qui siamo già in città. L'altra, lì c'è un traffico più di camionabile, quindi è normale che abbia. Questo è un traffico più cittadino, quindi assolutamente... Vabbè. Abbiamo toccato l'argomento politico, tra l'altro a telecamere spente, quando stavamo aspettando il via, c'era la preparazione da parte dei tecnici, abbiamo commentato questa decisione a dir poco allucinante da parte del governo italiano di votare contro la fine dell'embargo nei confronti di Cuba. Giustamente le persone intelligenti e sensibili hanno ricordato ciò che Cuba ha fatto nei confronti dell'Italia quando è scoppiata la pandemia. Ha mandato medici e infermieri e sono stati accolti con tutti gli onori. Una cosa che ha commosso profondamente. Il modo con il quale. Cioè. Ecco, è la domanda che ci siamo posti io e Santino, come tanti italiani, insomma, voglio dire, la sinistra italiana governo insieme a questa. Dovrebbe essere tutti, però la sinistra in particolare. La sinistra. Silenzio. No, allucinante, totale. Questo è il dramma. C'è stata io stamani mattina ho letto Crosetto che è un parlamentare dei Fratelli d'Italia, che è tutto meno che di sinistra, è stato l'unico che, scusate il termine, si è incazzato come una bestia nei confronti di questa decisione. Poi probabilmente l'ha fatto per dare conto, perché insomma Fratelli d'Italia non fa parte del governo, l'avrà strumentalizzato, come vi pare, però sta di fatto che Crosetto si è incazzato. Io ancora c'ho da sentire qualcuno di sinistra, parlo dei politici, che abbia preso una posizione ufficiale nei confronti di questa cosa che veramente non sta né in cielo e né in terra. Ma vedi, c'è, al di là dell'aspetto emotivo che è già importantissimo, c'è una parola che rende... idea giustifica tutto, si chiama, parola bruttissima, realpolitik. Sì.
che è bruttissimo. In nome della Realpolitik si sono fatti nella storia, non è il primo esempio. Faccio l'esempio per esempio dell'Arabia Saudita, un paese in cui una donna che rivendica il diritto delle donne a guidare una macchina è in carcere da 3 anni, per dire. Per cui, voglio dire, l'Arabia Saudita, che è un paese economicamente forte, che ha delle relazioni economiche con tutti i paesi dell'Occidente, ma un paese in cui mancano i principi fondamentali della dignità umana, cioè vengono meno proprio i diritti base, insomma. Ecco, quindi manca, io torno a ripetere, secondo me manca un ordine mondiale, un ordine, come dire, ideologico, ora non so trovare un termine preciso, però ci sono dei fondamenti sui quali dico, non si dovrebbe transigere, no? Cioè, se tu sei fuori, non può comandare il mercato, gente, non può comandare il mercato. Anche la Cina, non può, l'autodeterminazione delle nazioni dovrebbe essere in qualche modo mediata da un qualcosa che, capito? Cioè, e invece no, è questo aspetto pragmatico, questo pragmatismo che a me francamente fa paura, mi dà fastidio. Senti, lo trovo fastidioso. La cosa davvero inquietante è il ruolo debole dell'Europa, che dovrebbe essere la culla della cultura. Certo, insomma, questo ruolo debole, certo. che insomma, davanti a queste situazioni c'è sgomento, insomma, ti dico, c'è un ritorno al Medioevo sotto tanti punti di vista, insomma, questi governi filofascisti, insomma, l'Ungheria, la Polonia, insomma, ex comunisti che veramente poi dopo nel corso si è visto che c'era una correlazione proprio precisa, oggi si può dire. Putin è adorato dalla destra. Sì, sì. Si può dire, no? Berlusconi è diventato amico, la sinistra ce l'ha, è nemico Putin della sinistra italiana, la sinistra ideologica, tra virgolette. Quindi, veramente, ma la storia, se si legge bene, se si sforza di leggerla, è abbastanza semplice, cioè non è poi così complicata. Il problema è che l'abbiamo voluta ingabbiare dentro agli schemi puramente ideologici e basta, ma non è, cioè, io per esempio ho vissuto un'infanzia, un'adolescenza e una gioventù da militante comunista e tutto è legato appunto a quei sistemi dell'Unione Sovietica. Cioè, Tito Barbini ha scritto un libro molto bello, Caduti dal muro, se ti va di leggerlo, perché è veramente straordinario. Lo leggerò, anche perché Tito Barbini è uno dei personaggi che sarà ospite a bordo della nostra auto. Lui quindi veramente ha scritto questa cosa, e del personaggio di grandissima cultura, di grandissima levatura, sì. Io lo adoro quando scrive, ecco, è uno dei pochi che quando scrive anche su Facebook mi lascia sempre a bocca aperta. Sì, tanto sì, di riesce cappello, sempre. No? Sì, qualcuno lo chiama radical chic, ma ci sta anche, voglio dire, ma solo che si può chiamare radical chic tutto ciò che è elevato, no? Cioè, se uno niente fa un ragionamento un pochino più superiore, un pochino più alto, sei radical chic. Ma perché? Cioè, di solito ti danno il radical chic quando scrivi qualcosa e non ci hanno capito un cazzo. No? Esatto, sì. Radical chic. Vedi, questa è una cosa che mi dà fastidio. È l'apologia della mediocrità questa. E si giustifica per sé come semplice l'ignoranza. Ah, ma io so semplice, io so diretto, io so. No, sei un coglione. Sei un coglione. No, se tu non ti sforzi di capire, sei un cretino. No, ma non. No, ma io so diretto, io so, no, quante cose che capisco, io a me, ignorante. Loro, voglio dire, io non ho studiato, ma le cose le capisco al volo, eccetera, eccetera. Nel libro che si scrisse con cosa? C'era. Per essere scienziato, dice, per capire il mondo, dice, no, per fare le cose, dice, non c'è bisogno di essere scienziati, basta
Basta e l'attrezzi, basta trovagni il verso e l'attrezzi. Questa è la filosofia, capito? Basta trovagni il verso e l'attrezzi. Cioè, capisci? La semplificazione, no? È l'apologia dell'ignoranza. Questo è il dramma, è proprio questo. Torno a ripetere, io non conosco, non sono un esperto d'arte, ma di fronte alla Gioconda di Leonardo non posso dire, ah, io me ne intendo, non, per cui per me è una pittura qualunque. No, no, sei un, la devi prendere, per, cioè non puoi mettere in dubbio. Però vedi, noi, Santino, cominciamo ad avere una certa età, insomma, e quindi siamo stati testimoni anche di una epoca in cui c'erano le persone che non sapevano le cose, per carità, nemmeno che siamo. Però, stavano zitti, ascoltavano. Il personaggio dell'anziano. Io, nell'ultimo spettacolo che ho fatto, che poi ho sospeso da tanto, da 2 anni, citava appunto questa saggezza di colui, la coscienza dell'essere ignoranti. Ignoranti non nel senso volgare, nel non sapere. Se io non so, sto zitto. Te guarda quanti, e c'erano, te guarda lungo la strada, no? Vedevi spesso lungo le strade dei paesi, degli anziani fermi a sedere, muti, fermi, che guardavano sempre. Erano vuoti, non pensavano a niente. Oggi no, tutto fa. Cioè, non l'hai mai visto più una persona che si mette a sedere semplicemente per... No! Cioè, erano lì, immobili, senza sapere cosa. Cioè, era. Perché? Perché c'era la coscienza, diceva, servirà la mia opinione, no, non serve a casa, perché la devo dire? Ci ha mai fatto caso che ora non più, perché si va nelle sale d'attesa, c'è il telefonino in testa bassa. Sì, ma sì, una sì. Volta c'era, nelle sale d'attesa era un momento straordinario, perché c'era l'attimo nel quale, al di là del chi è l'ultimo, muto, cioè tutti zitti. Tutti zitti. Poi a un certo punto, non si sa perché, tutti a leggere quei giornali datati di 3-4 anni fa. E si guardava quegli altri dicendo, specialmente la dottore, che avrà questo. Esatto, hai capito? E quindi c'era questa cosa psicologica del, a un certo punto, non si sa perché uno, ma che fanno? Ma questo qui, ma che fa? Ma perché? Ma è tardi? E da lì si apriva un mondo, perché c'era una voglia di dibattere, di incazzare. A un certo punto c'era, tutti quanti sparavano una cazzata dietro là, tutta una serie di luoghi comuni, eccetera, eccetera. E c'era l'anziano che era sempre lì, così. Si vedeva che era, però dall'intensità dello sguardo dovevi capire che gli girava coglione. Avrebbe voluto dire mille cose. A un certo punto lui salza, sgrolla il capo e se cava da coglioni. Io penso che quella era l'opinione più perfetta. È vero o no? Scrollava il capo e se cavava da coglioni. Quello era. Quella è lui aveva capito ogni cosa. No, mi ricordo quella battuta del Penna straordinaria, una delle tante. È così perché così. Perché ma se fosse un'altra così. Maniera non sarebbe così. È vero. Era la battuta finale. Era no, ma poi bella anche quella, e te sei sti furbo, ma io mica tanto sei. Madonna, e te sei sti furbo, ma io mica tanto sei. No, era, sì, per cui, capito, l'anziano aveva sta consapevolezza di essere praticamente. La consapevolezza che a un certo punto non c'è bisogno della tua. Cioè il mondo non ha bisogno di te, cioè, e quindi modestia, capito? Modestia, umiltà, stai nelle tue. La mia mamma umiltà mi diceva. E modestia. Cosa e modestia, che cosa sembra, che. Sembra. Doti che sembrano irrintracciabili nella stragrande maggioranza della popolazione italiana oggi. No. Adesso noi, siccome siamo quasi alla fine del nostro appuntamento, stiamo riaccompagnando a casa Santino. Siccome sta a Chiani, stiamo per entrare nella caspa. Abbiamo già fatto la prima rotonda. La prima rotonda l'abbiamo fatta. La famosa rotonda di Pontachiani, che sì. Non si sa, aspetta, perché lì. Questa è la caspa delle rotatorie, sì. Esatto. La prima del ponte, quella famosa che per andare lungo Chiana bisogna fare. Io però le farei tutte, senza sì, dispiace, a questo punto sì. No, io pensavo che tu la facessi. Allora, questa è la prima rotonda. No, perché è troppo facile, ora uno esce e va a Chiani, no. No.
che, no, no, no. Che poi non è semplice. Riuscire effettivamente appena passi il ponte sì. Se prima, non ci stai attento con i cani, no, che, no, perché no. Vedi autostrada e dice no, autostrada non ci devo andare. Una volta l'ingresso era da questa parte qui e c'era il cartello, che fra l'altro il cartello Chiani io l'hanno buttato via, l'ho ritrovassi. Ecco, questa era la strada che saliva su. Sì. Ecco, qua c'è l'altra rotatoria fatta per la Conad praticamente, sì. Perché effettivamente serviva una rotatoria per l'ingresso al supermercato. Chiani è diventato il centro veramente, ma guardate com'è. Però a me piace, ti dico la verità, vista dall'alto veramente sembra un... Che poi c'è anche due chicane ci sono, capito? Sì, sì, e fu fatto, perché fu fatto anche un consulto col popolo, Ci fu un'assemblea, cosa si fanno? Le rotonde, volete la chicane? E sicché a un certo punto ci fu un comitato proprio a favore della chicane, perché volevano tutti volevano fare le rotonde e un comitato decise. E venne fuori sto cartello, a Chiani ci piace la chicane. Un cartello grosso ha detto. La chicane deve essere amarante. La chicane deve essere amarante. Capito? E quindi quando mi chiedono dall'autostrada esci e vieni a Chiani, io non so come fare a spiegarglielo, sinceramente. Ecco, qui ora si esce a destra. Perché qui uno rimane ingannato perché sembra dentro una sembra casa di salire, di questo, no? Qui, questa è una casa privata. Esatto. Tant'è che è stato replicato quell'ingresso che lì prima era lì e l'hanno lasciato, che è un monito quasi. Lasciate ogni speranza voi che entrate di scappare da questo groviglio, capito? È vero o no? Monito dantesco. Secondo te gli avanzavano queste sì, rotatorie? Sì, no, poi dopo, ora non si è visto, ma nel parcheggino, ci sono due parcheggini dentro, due. Nei parcheggini ci sono, non è che entri normale e riesci, No, ci sono due rotondine. Hanno fatto due rotondine anche nei parcheggi. Mi era avanzato il compasso. Io quasi quasi tornerei indietro e farei. No, no, ci sono due rotondine dentro un parcheggio. Comunque, questo è da sempre il tuo. Questo è il paese. Sì. Il tuo paese. Io insomma, non sono nato qui, sono nato in Val di Chiana. Ah. Questo, c'era un progetto con il mio amico Alighiero Sacchetti, che era l'idea, perché questo è diventato un paese di vedove. Ormai il paese vecchio. Sì, sono morti tante persone. Tanti uomini, insomma, sì. Vai al parcheggio sopra, ti faccio vedere i miei ulivi. E l'idea era quella di farla diventare, tutti quanti abitano in case grandissime, perché e l'idea era quella di fare e questo qui è il parcheggio? Sì, 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 sì. A recezione turistica, capito? Uh-huh. Ah, ecco, questo qui è un parcheggio per la chiesa, e fu messa una specificatamente per la chiesa. Parcheggio solo per chi andava in chiesa, e c'era una che è stata, poi l'hanno rotta, non si sa perché, la sbarra l'hanno rotta, ma aspetta qui un attimo, ti spiego sta cosa, perché questa sbarra ha una storia, era stata messa qui appunto perché doveva servire solo per chi andava alla messa, e quando uno però non andava alla messa, cioè quando veniva chiuso per aprirlo, soltanto che a ognuno veniva data una password, cioè, come si fa a stabilire chi è che va alla messa? Ognuno veniva data una password, tant'è che ne so, la password stava nel nominare una preghiera, capito? Uno doveva dire una preghiera a memoria, ognuno se la registrava, diceva Ave Maria e te si apriva, piena di grazia, una parola. Io, Madonna buona, una rete, ci rimasi incastrato. Non mi ricordavo il Padre Nostro, te giuro, non mi ricordavo il Padre Nostro, ci rimasi tre giorni dentro, per dire, capito? Per cui, cioè, no. Comunque, vabbè, al di là di questo, vedi, questo è un posto bellissimo, perché questa è una terrazza. Pieno d'olivi. Sì, questo è l'oliveto che gestisco io, questo qui sopra, uh-huh. E niente, questo è veramente un posto, a me piace qui. Perché la prima terrazza, vedi, guarda, questa è la città d'Arezzo vista da qui, sì. Vedi proprio tutta l'intera città. Ma si vede anche tutta via Calamandrera. Come no? Sì, è proprio qui sotto. Sì. E qui vedi quando c'è inquinamento, quando c'è, vedi, guarda qui. Perché ora è il periodo in cui bruciano le frasche d'olivo, no? E quindi vedi, basta un focolarino che invade tutta la valle, capito? Bene, Santino, è stato un piacere, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ci siamo
veramente divertiti. Bene, dai, sì, sì. Ogni tanto è un piacere. Anche perché io sto sempre da solo, sono in mezzo all'olivo, in mezzo all'orto, insomma. Oramai ho trovato e quindi ogni tanto con la moglie, mia moglie si diceva, quant'è che insieme a mangiare una pizza? La vita! Però dai, abbiamo avuto la fortuna di stando in campagna, veramente, cioè la fortuna di prendo il mio cane, vado in giro e si sta veramente bene. In città, al quarto piano, insomma, non è la stessa cosa. No, assolutamente no. Poi non è la stessa cosa. Adesso è esplosa la primavera, è il momento, appunto, diciamo, cui bello. Ti godi maggiormente degli spazi che hai a disposizione. Guarda, il tuo cane. I miei cani, sì, tutti e due, guarda quello piccolo. Allora, il sentiero della bonifica, la domenica pomeriggio è il Corso Italia, il nuovo Corso Italia. Sì. Ma anche qui, devi vedere, da gente fitta. Una cosa pazzesca, veramente. Vanno a vedere l'assembramento di percorso e vengono qui. Non li vedo dei piani, dovete venire. Che poi con questa storia che se l'aria aperta, tranquilli, nessuno ha la mascherina, se trovano, si abbracciano, si baciano. Capito? Perché ti dà l'idea, no, siamo all'aria aperta, invece è lì te preghi, capito? Ma se la pandemia non è diminuita, quindi insomma, se ancora il livello di diffusione di questo Covid è alto, ci sarà sempre un perché, no? Esatto, sì, c'è una leggerezza ormai, va bene, via, ok. Grazie. Stai bene. Grazie. Ciao, sì, no, ora anche dalla mano. Scherzi, dalla mano a uno oggi. L'altra sera venne in farmacia, venne un amico mio, mi dette una pacca nella spalla, la farmacista mi dice, ti sei fatto dare una pacca, ti sei fatto toccare, non ti sei reso conto. Oddio, non mi sono mica reso conto. T'ha toccato, maleducato, ma te non gli ha detto niente. Dai, siamo fuori. Bene. Ciao Santino, grazie. Di nuovo Massimo, ciao. Buona giornata. Ciao. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.